Oggi parleremo di Santa Lucia davanti al giudice di Lorenzo Lotto. Vediamo subito di cosa si tratta. Santa Lucia davanti al giudice è un'opera del 1532 che attualmente si trova nella Pinacoteca Civica e Galleria di Arte Contemporanea a Iesi. Il contratto fu firmato nel 1523 con la Confraternita di Santa Lucia. Tuttavia, l'esecuzione si prolungò molto a lungo e questo fece rischiare la recessione del contratto. Con la soppressione della chiesa nel 1870, l'opera fu destinata al Museo Civico. La pala è corredata da una predella in cui è narrata la storia della santa. Nel primo scomparto è possibile osservare la guarigione di Eutichia, madre di Santa Lucia, da parte di Sant'Agata. Secondo la leggenda aurea, la santa si era rifiutata di adorare idoli pagani e per questo viene portata davanti a un giudice, e questo è raffigurato nella scena principale. Qui la donna viene condannata ad essere portata in un bordello. A sinistra si trova l'alto trono del giudice, che simboleggia l'ispirazione antidivina. Al centro si trova Lucia, che con un gesto eloquente solleva il dito. Dietro di lei sono presenti due uomini, che cercano di trascinarla via. In alto si trova lo Spirito Santo. Inoltre Lucia è investita da una luce data da fasce oblique. La storia prosegue di nuovo nella predella, dove l'artista riprende come modello la storia di Santa Barbara della Rotta Ricciardi. Dietro la tenda verde si trova infatti Lucia, che viene tirata via senza successo da ben 8 coppie di buoi. Il video finisce qui. Ci vediamo alla prossima puntata. Se questo video ti è piaciuto, metti un pollice in su. Se hai una domanda o vuoi suggerirmi un'opera, scrivimela qui sotto nei commenti. E mi raccomando, iscriviti all'Instagram Momenti d'Arte. Troverai tanti news e aggiornamenti di questo canale. Alla prossima!